in quest'aula parlamentare, in questo Parlamento ci sono tre forze politiche dell'opposizione che stanno segnalando al governo ormai da tre anni che quello che sta avvenendo nelle scuole con gli appalti di pulizie che poi sono diventate tinteggiature perché delle persone che per 10 anni hanno fatto pulizie nelle scuole d'improvviso hanno fatto un corso di un mese e sono diventati perfetti pittori, perfetti, aggiustano tutto nella scuola, gli infissi. Immaginiamo noi come possono avvenire questi lavori. E queste tre forze politiche vi stanno segnalando, perché probabilmente ascoltano maggiormente il territorio, ascoltano tutte le problematiche che arrivano sia dai lavoratori, sia dagli genitori, sia dagli studenti, che questo sistema non funziona. È un sistema introdotto dal centrodestra nel 2000-2001 ed è andato avanti con l'alternanza dei governi tra centrosinistra e centrodestra, mantenendo in piedi società, ditte, cooperative a cui vengono dati continuamente delle risorse, cioè senza nessun criterio naturalmente né di libero mercato, perché sono sempre le stesse ditte a vincere, ma né di stabilità di questi lavoratori che, sebbene fanno lo stesso lavoro da 10 anni, hanno ancora un lavoro precario, perché ogni volta quando arriva una proroga, e oramai in soli 3 anni ne abbiamo votati 10 di proroghe su questo provvedimento, quando arriva una proroga in pratica incomincia il tira e molla tra l'azienda e i lavoratori, si mettono in liquidazione i lavoratori incominciano a non prendere le risorse per qualche mese, a avere degli stipendi con 80 euro nella busta paga. No, solo gli 80 euro, non gli 80 euro in più, quelli che promette il Presidente del Consiglio. Ebbene, quando arrivano questi tira e molla, secondo voi che cosa succede nelle scuole? Cosa succede? Avremo delle scuole pulite? Avremo delle scuole ben tinteggiate? O avremo sempre una solita cosa non efficace? Qui si è stato detto addirittura in discussione generale che è un provvedimento che salva l'occupazione. Ma voi questi lavoratori li tenete ostaggio, voi del governo, li tenete ostaggio da 10 anni? Questi lavoratori non è un problema occupazionale, li tengono ostaggio i governi, lo tengono ostaggio alcuni sindacati, li tengono in ostaggio le ditte e le cooperative. Invece attualmente lo stesso, cosa che certificate anche voi con i vostri documenti quando poi li presentate in una sede ufficiale come in Parlamento, sono documenti tecnici che non possono smentire la realtà dei fatti, e in questi documenti troviamo che per avere lo stesso servizio con personale internalizzato, quindi 12.000 posti stabili di personale ATA, amministrativo, tecnici, ausiliari, abbiamo bisogno di 270 milioni. Voi invece volete spendere miliardi e miliardi perché dovete darle alle cooperative che fanno cartello, si dividono gli appalti e lotte, e quindi arriva la sentenza dell'antitrust, l'autorità antitrust, poi arriva anche Cantone, arriva l'ANA che dice: guardate, le proroghe che state facendo non producono una libera concorrenza, c'è la possibilità di un vizio di una possibilità di infiltrazione, una possibilità di corruzione, ma voi non sentite né le autorità dell'antitrust, non sentite né l'autorità dell'anticorruzione, forse aspettate che intervenga un'autorità divina a dirimare la questione.